Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. Via delle Oche. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Prima puntata. Bologna, 14 aprile 1948, mercoledì mattino. Ehi, dove corre lei? Chi è? Documenti. Sì, un momento. Ecco, prendo servizio oggi. Vice commissario aggiunto De Luca, buon costume. Vieni qua, lasci passare, non vede? Va bene. Pugliese. Pugliese! Commissario De Luca! Pugliese! Ma che ci fate qua a Bologna? E tu, Carboni, che cazzo fai? Metti le mani addosso a un funzionario? Mi scusi, non sapevo... No, non fa niente, Mi scusi. Non sapevo che stavate per arrivare. Sono contento, commissario. Anch'io. Che fate? Venite con noi? No, veramente dovrei presentarmi a quest'ora. Ah, e quest'ora è in riunione col prefetto per le elezioni. Venite con noi, commissario. C'è stato un omicidio. Non mi hanno ancora dato i documenti. Appunto, dovrei vedere il questore. E poi adesso... Adesso sono alla buon costume. E allora questo caso riguarda pure voi, commissario. È successo in un bordello. Va bene, va bene. Allora dal questore ci andrò quando avrà finito la riunione. Sono contento che ce l'abbiate fatta. Che ne siate uscito. Siamo qua. Hanno riconosciuto la mia estraneità ai crimini commessi dalla Legione Muti. Già, già. Ma quanti anni saranno, commissario? Quasi tre, mi sembra. No, 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 tre esatti. L'ultima volta che ci siamo visti era l'aprile del... 45. 45. E il paese non era ancora stato liberato, se non mi sbaglio. E adesso pure è aprile. Tre anni solo, ma difficili per uno con la vostra storia, no? Adesso siamo qua, caro Pugliese. Ma piuttosto, chi è? Chi è chi? Il morto. Lei ha parlato di omicidio. Oh, già, il morto! Mi dovete perdonare. No, è un certo Hermès. Ma non mi chiedete chi è questo Hermès, commissario, perché non lo so nemmeno io. Uh-huh. Alla centrale hanno preso la chiamata di una donna disperata. Urlava che avevano ammazzato questo Hermès in via delle Oche 23. Lo sapete che cosa c'è in via delle Oche 23? Sì, sì, un bordello. Via delle Oche è tutto un bordello. Ma bisogna che queste cose ve le impariate da solo, commissario. Ora siete alla buon costume. Bologna è piena di bordelli e adesso sono tutti vostri. Bene. Commissario, venite con me, venite con me. Sì. La facciamo un po' più lunga, ma almeno evitiamo il blocco della piazza, del comizio, del processo. Sì, la seguo. Così facciamo prima. Perché il bordello? Licenza parlando, dottor, starebbe al 22, ma sulla licenza è segnato il 23, che fa parte dello stesso stabile che ce l'ho tutto in affitto io da un signore che però non le dico chi è perché lei certamente già lo sa. Ma comunque non è proprio come dire il casotto, con licenza parlando. E questa è la porta? Sì, dottor. Oh, sapesse che impressione. Io non entro. Oh, Gesù. Ho appeso una trave del soffitto. E questo non l'hanno ammazzato. Questo si è ammazzato, come sa? Io avevo impressione. Io non ce la faccio a guardare. Devo chiamare la centrale? Per far dire al magistrato che se la può prendere con calma. Anche il dirigente dell'omicidio può fare a meno di venire. Pugliese, vorrei fare una domanda alla signora. La faccio entrare. Signora, prego, entrate. Oddio, che impressione. Vediamo come risponde alla mia sollecitazione. Ma che sta facendo, dottor? Lo picchia? No. Controllo il rigor mortis. Vede, signora? Sì. Ed è la mano è tornata morbida. E questo fa pensare che sia morto da almeno ieri notte. Chi era? Chi era? Hermes Ricciotti. Ma non lavorava da me. Stava dalla Tripolina. Quattro numeri più in giù. Di via delle Oche. Al 16. Abitava qua perché la casa della Tripolina è così piccola che c'ha posto solo per il personale orizzontale. Orizzontale? Insomma, sì.
le puttane, con decenza parlando. La tribolina non ce l'ha una stanza in più per l'uomo. L'uomo? 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 Il Serafino, come lo chiamate voi? Quello che dà una mano in casa, che accompagna in giro le ragazze, mette fuori gli ubriachi. Insomma, fa un po' il guardiano. Hermes era uno che tirava di box. Vede, dottor, là, sì, sopra lo stipetto, ci sono le foto appese del ragazzo. Ah, sì, già qui. Qui è con i guantoni. Polisportiva, popolare, Spartaco. Ma qui aveva poco più di 20 anni. In questa, commissario, è il ritratto da partigiano, sul cofano di una 1100, davanti a un carro armato americano. E in questa qua è a bordo di una Lambretta. Questa foto è stata strappata, è rimasto un angolo. Si vede soltanto il piede di una donna. Sì, in un sandalo con la zeppa di sughero. Lei come fa di nome, signor? Io sarebbe Conti Evelina, maresciallo. Ma mettete pure Armida, che è dal 1920 che mi chiamano così. Comunque no, non me l'aspettavo una cosa del genere. Era così contento il povero Hermes in questi giorni. E una sera m'era pure tornato ubriaco. È stato quando c'era il temporale. Cos'era, domenica? Siete sicura? Io mica me lo ricordo il temporale. Sono sicura, sì. Le finestre davanti, quelle sulla strada, devo tenerle chiuse per legge, ma l'atrio lo tengo che da sul dietro e da lì si vedevano i lampi. No, è stato lunedì. Signora, chi ha trovato il cadavere? La Cati, una delle ragazze che lavora da noi. Io l'ho mandata a chiamare l'Hermes, perché erano già le 8, non si era ancora visto. La Cati è tanto devota alla Madonna, e così ce la portava Hermes a dire la novena in San Petronio con la Vespa. Anche se politicamente Hermes stava coi comunisti. Io non so quali sono le vostre idee, ma io ve l'ho detto, simpatizzava. Sì, va bene. Si guardi attorno, signora. È tutto in ordine? Non so, sembra che ci sia qualcosa di diverso dal solito nella stanza. A me? No, mi pare di no, dottore. È tutto in ordine. Commissario, ma perché queste domande? Che cercate? Segni di lotta, maresciallo. Segni di lotta? Sì. A me sembra che sia tutto chiaro. È tutto chiaro. Guardi qui, maresciallo. Tra lo sgabello sul quale dovrebbe essere salito per impiccarsi e i piedi, c'è almeno una spanna di vuoto. Già. Che un impiccato si allunghi a stare appeso è normale, ma che si accorci non l'ho mai sentito dire. Gesù, come sono contento che siete tornato. Ora telefono in questura per dire che chiamassero il magistrato e il dirigente dell'omicidio, perché il ragazzo non si è ammazzato, ma lassù ce l'ha proprio messo qualcuno. Sconsigliare assolutamente. Padre Lombardi, il microfono di Dio a Bologna a 4 giorni dalle elezioni. Ma vogliamo scherzare? Il comitato civico vuole fargli dire messa in San Petronio al funerale dell'onorevole Orlandelli. No, mi dispiace per l'onorevole, ma anche se è nato in Strada Maggiore l'infarto l'ha avuto a Roma. E allora che glielo facciano là il funerale. La questura dà parere negativo. Fine della riunione e stessi ordini per tutti. Limitare l'attività degli uffici ai casi importanti e distaccare tutti gli uomini disponibili per le elezioni. Buon lavoro. No, discorso chiuso, scusi. Non se ne parla neppure. Vice commissario De Luca, signor questore, se permette vorrei... Oh, dottor De Luca, mi hanno parlato tanto, tanto bene di lei. Bravo. Non sono, dottore. Se permette, signor questore, riguardo alle sue disposizioni sul distaccamento del personale... Sì, bravo De Luca. No, discorso chiuso, D'Ambrogio. Scusi. Lo so che Orlandelli era un pezzo grosso, amato e stimato da una parte, ma molto odiato
fatto dall'altra. Sì, ora forse bisognerebbe valutare più attentamente tutta la questione, signor Questore. Se permette, signor Questore, essendo il mio ufficio al piano dell'organico, è relativamente poco impegnato. Sembrerebbe una provocazione, caro D'Ambrogio. E mi stupisce che tu me lo chieda, neanche fossi un doppio. Allora, se permette, potrei essere utilmente distaccato alla mobile per occuparmi dell'omicidio di questa mattina. C'è stato un omicidio questa mattina? Sì, sì, Hermes Ricciotti. Suicidio, signor Questore. Il dirigente della squadra mobile, il dottor Bonanga, è convinto che si tratti di un suicidio. Questore. Crisi di coscienza di un losco individuo che tra l'altro pareva simpatizzasse per i comunisti. Ma non ci sono prove, non è ancora vero. No, ma per carità, se è un suicidio, è un suicidio. Ma non è vero, non complichiamo le cose e soprattutto non diamo adito a strumentalizzazioni politiche. Bene, se permette. Lodevole zelo, dottor De Luca, ma gli sconfinamenti d'ufficio da noi non sono graditi. Ecco, non sono graditi, dottore. Non sono dottore. Capisci, D'Ambrogio? Non sono dottore. Non sono dottore, non sono dottore. Ho conosciuto un altro che lo diceva sempre. Come si chiamava? Ingravallo. Il commissario Ingravallo, lo conosce? Sì, sì, l'ho conosciuto una volta a Roma. Permette, dottor Scala, capo di gabinetto del questore. Ah, piacere. Sono un ventottista. Sì, sono entrato in polizia con la chiamata speciale del 28, quando non c'era bisogno della laurea per fare il commissario. Bastava il concorso. Quindi non è dottore e non è passato di grado per meriti fascisti. No. Buon per lei. Quanti anni ha, De Luca? 37, 38, sotto i 40? Doveva essere giovane nel 28. Sono stato il più giovane commissario della polizia italiana. Al concorso ero il primo in graduatoria. Mi hanno fatto commissario quasi subito. Risolsi il caso Matera nel 29, forse se lo ricorda. No, ero dentro nel 29. Ero nel direttivo clandestino del Partito Comunista. Stavo rientrando dalla Francia e una spiata. Naturalmente lei è stato epurato. Naturalmente. Naturalmente. È un peccato che un talento come il suo si sprechi tra i bordelli di Bologna. Lei doveva stare all'omicidio al posto di quel Bonaga. Bravo ragazzo, per carità, ma limitato con la tendenza a chiudere case in fretta. Sì, infatti. Soprattutto quando si tratta di compagni. A me invece sembra un caso interessante questo di Ricciotti. Non trova, De Luca? Ricordate come la chiamavano ai tempi del regime, commissario? La geopolitica, anzi, la geopolitica, come diceva Starace. Ve lo ricordate, Starace? Come no. Ecco qua, ecco. I vostri caffè. Dottore, una riserva. Grazie. Scusi, non avrebbe una pastiglia per il mal di testa? Oh, mi dispiace, no, dottore. Come dicevo, così tanto per capire la situazione e decidere come comportarsi. Il dottor D'Ambrogio, il vicequestore, sta con la Democrazia Cristiana. Senza tessera, perché come sapete ai poliziotti non è permesso. Ma lui è quello della DC. È amico di quel sottosegretario giovane che sta a Roma, quello bassetto, gobbo, con l'orecchia a sventolo, brutto assai. No, presente. Il capo di gabinetto del questore, il dottor Scala, è quello del PC. È uno dei pochi poliziotti ex partigiani che il ministro Scelba non ha ancora assicurato. Ma pure lui ha le spalle coperte a Roma, alle botteghe oscure. E qui a Bologna è amico del sindaco Dozz. Il questore invece non è niente. Tira a campare, aspetta di vedere chi vincerà le elezioni. Un po' come tutti. E Bonaga? Bonaga è un cretino. Come un cretino? Fa quello che gli dicono di fare. Se no non fa niente, tira a campare. E chi gliel'ha detto di chiudere il caso Ricciotti? Chi lo sa? D'Ambrogio. Può essere pure che l'ha pensata da solo, la storia del suicidio. Sta lì dove sta perché è figlio d'arte. Suo padre è il prefetto a Trapani. Ma appena trovano qualcosa di meglio, lo tolgono di mezzo. E a fare il capo della mobile ci mettono qualcun altro. Se non fate pazzie è facile che vi ci fanno a voi, commissario. Se non fate pazzie, però. Pugliese, io sono curioso di natura. I misteri non mi piacciono. Non so a lei, ma a me questo signore che fa le acrobazie per infilare la testa in una corda mi dà un fastidio quasi fisico. Dica un po', Pugliese, secondo lei sarebbe una pazzia andare dalla Tripolina, quella del bordello di Via delle Oche 16, e farle un paio di domande su Hermes Ricciotti?
Per me sì. Come? Perché il mio dirigente ha chiuso il caso e adesso non riguarda più il mio ufficio. Ma per voi, che siete della buon costume, fare qualche domanda su un guardiano di casino, una tenutaria di casino, non è poi così strano. E mica si tratta di aprire un'inchiesta, no? Solo qualche domanda. Solo qualche domanda, maresciallo. Lo giuro. Va bene. Bologna, 14 aprile 1948. Mercoledì, tramonto. Via delle Oche 16. È questa la casa della Tribolina, commissario? Il campanello pugliese. Il campanello, quale campanello? Ah, il campanello. Non ce n'è pure il campanello in sto casino. E allora bussate, maresciallo. Avete visto, commissario? Là sulla colonna del portico. Cosa? Quel manifesto lì stato a lutto. Onorevole Goffredo Orlandelli, cavaliere ufficiale avvocato dottore. Certo che mettere la mortarina dell'onorevole tutto casa e chiesa in via delle Oche suona quasi come una bestemmia. E fa pure pandan col cartello appeso sulla casa della Tripolina. Abbiamo la ferrarese. Forse quello è più adatto all'ambiente. Siamo chiusi. Chi è? Vice commissario De Luca, squadra Buoncostume. Un momento, chiamo la signora. Commissario, ma che tengono una creatura dentro al bordello? Siamo chiusi e stiamo facendo le pulizie. E le fate di sera le pulizie? Cambio della quindicina intanto che arrivano le nuove ragazze. La signorina offende la decenza. Non si accoglie la buon costume sottoveste. Sono in casa mia e siamo chiusi. 20 anni che sono in polizia e non ho mai visto una maîtresse che lascia sulla porta un commissario. Io non lascio sulla porta nessuno. La pubblica sicurezza ha la facoltà di accedere quando vuole ai locali del meretricio. Siete voi che state sulla porta. Se volete entrate pure. Non aspettavo altro. Non importa, maresciallo. Solo un paio di domande, giusto per chiudere la pratica. Allora, Hermes Ricciotti. È morto. Sì, lo sappiamo. Si è impiccato. E sappiamo anche questo. Noi sappiamo un sacco di cose e ne vogliamo sapere di altre. Allora, lei è la Tripolina, vero? Vabbè, come fa di nome la signora Tripolina? Claudia. E poi? Claudia Tripolina? No, Tagliaferri Claudia, in arte Tripolina. Bene, allora la signora Tagliaferri Claudia, in arte Tripolina, adesso mi dice che tipo era questo Ricciotti. Che gente frequentava e per quale motivo, secondo lei, si è ammazzato. Ah, e poi mi fa anche parlare con le ragazze che lo conoscevano meglio. Altrimenti io torno in questura, mi ripasso il titolo 7° del testo unico di pubblica sicurezza, quello sul meretricio, e vedrà che lo trovo un modo per togliere la licenza alla signora Tagliaferri Claudia, in arte Tripolina. Signorina. Commissario, se permettete, vi do io uno spunto per arrestare questa qua. Perché la vocina che abbiamo sentito prima era quella di una minore. E forse la signorina Tripolina non lo sa che nei luoghi di meretricio non sono ammessi minori di anni 18. La Lisetta ha 18 anni compiuti, anche se ha ancora la voce di una bimba. La conosco la legge, sì, io. Sì, va bene, va bene, va bene. Davvero lei è nata a Tripoli? No, sono nata ad Alessandria, ma non quella d'Egitto. Alessandria in Piemonte. Mi chiamano Tripolina perché ho fatto il mestiere nelle colonie per 2 anni durante la guerra. Ma mi chiamavano così anche prima, per via della pelle, che è sempre stata un po' scura. Che tipo era Ricciotti? È morto. E va bene, domani mattina in questura, te e tutte le ragazze che conoscevano Ricciotti, compresa la ferrarese. Buonasera. Permette, maresciallo. Che ci fai qui, Caputo? Maresciallo, lo devo portare alla Montagnola. Hanno provato uno con la gola tagliata. Come sai, io sì. Me ne devo andare. Anzi, ve lo chiedo come favore personale. Venite pure voi. Che è successo? Al parco della Montagnola c'è un tizio con la gola tagliata. Questo proprio non si può dire che sia un suicidio. Attento alla bicicletta, commissario.
È caduto nel prato insieme alla bici. Maresciallo Pugliese, che cavolo è successo? Un morto, dottor Bonega, un morto ammazzato. Stia sulla ghiaia che si bagna le scarpe. Cristo, sono anche nuove. Commissario, lei conosce il dottor Bonega, no. Dirigente della squadra mobile? Vice commissario De Luca, della Buon Costume. Ma hai visto come sono vestito? Eh? Mi ero messo lo smoking perché stavo andando a teatro con la mia fidanzata a vedere l'ultima rivista di Totò, Bada che ti mangio, quando mi hanno telefonato a casa dalla questura. Oh, dico, a casa, eh? Sì. Ti rendi conto? Davvero. Scusi, Pugliese. Sì. Pugliese, è oro quello? La catena intorno al collo? Sì, commissario, è oro. E anche al dito un anello grande, e l'orologio pure. E un portafoglio ce l'aveva? Sì, eccolo qua, dottore. Piras Osvaldo Fugavino, nato a Sassari nel 902. Uh-huh. Comunque qua non si sta male, te ne accorgerai, De Luca. Bologna è una città tranquilla, a parte qualche seccatura come questa. Uno, due, tre... Beh, qui ci sono tre biglietti da 100 lire. Uh-huh. E poi questa. Cos'è? E anche quest'ora è un uomo tranquillo, sempre che rimanga anche dopo le elezioni. È la reclame di uno studio fotografico in via Marconi. Il nostro Piras faceva il fotografo. Va bene, maresciallo, metta tutto insieme e ci guardiamo domani mattina in questura, Qua mi sembra tutto chiaro, no? Questo tizio attraversava il parco per tornare a casa e l'hanno ammazzato per rubargli i soldi. I soldi ce li ha ancora addosso, dottore, e anche l'oro. E loro puttaniere, ci battono la montagnola, no? E anche mezzo spogliato, è tutto chiaro. Mentre si appartava con una mondana... No, ci stavo pensando anch'io, però avremmo trovato la bicicletta appoggiata a un albero. No? Questo l'hanno fermato apposta, gli hanno tagliato la gola sulla strada e lui è caduto giù dalla discesa con la bicicletta. Allora hanno cominciato a frugarlo e quando è arrivato il metronotte sono scappati. Oi, collega, piano con le teorie, No. Fino a prova contraria sono io il dirigente dell'omicidio. Sì, ma guarda. Cosa? Questo è un comunista e c'è pure la tessera. Un comunista? E me lo dici adesso? Dammi qua! Ci vediamo in questura, Pugliese. Russo, portami al Duse che è tardi. Russo! Sono qui, commissario. Secondo voi, commissario, chi va a chiamare? Scala o D'Ambrogio? Forse tutti e due. Anche se la logica vorrebbe che si andasse di corsa a casa del morto. Eh sì, perché se non l'hanno ammazzato per i soldi o hanno già trovato quello che cercavano, oppure se non l'hanno trovato sono andati a cercarlo a casa sua. Marò, commissario, ci vuole un ordine del giudice per andare a perquisire un appartamento. Sì, è vero, maresciallo, ma per andare ad avvertire del decesso eventuali parenti e intanto dare un'occhiata in giro non ci vuole niente, no? Niente. E che ci vuole? Niente. Allora andiamo. E 4. Marò, che lentezza sta ascensore. Commissario, la vedete pure voi quella striscia di luce che passa sotto la porta? È meglio ridiscendere al piano di sotto. Presto, usciamo da questa trappola! Da quella porta! È uscito dalla porta che dà sul tetto. Lei si occupi dell'appartamento, maresciallo, sì. Ma faccia attenzione. Potrebbe esserci qualcun altro. Ah, io vado sul tetto! Prudenza, commissario! Sì! Cristo, si scivola! Le tegole sono bagnate. Polizia! Butta la pistola e alza le mani! Fermo, sparo! Ma che cavolo fa? Oh mio Dio, scivola! Quello finisce in strada! Attento! Attento! Disgraziato! È scivolato dal tetto ed è finito di sotto. Vado ad avvisare la volante. Intanto, guardate un po' cosa ho trovato dietro a quel cassettone, commissario. Va bene? Quello ha disfatto tutta la casa. E forse stava cercando queste foto. Ma questo è Hermes Ricciotti abbracciato a una ragazzina. E sotto c'è scritto Hermes Elisetta presto sposi. Guardate, la ragazza porta gli stessi sandali fotografati in quel frammento di foto trovato nella stanza di Hermes. Date un'occhiata a queste altre. Uh-huh. È sempre Ricciotti, sempre con la stessa giacca e cravatta, ma ogni volta con una ragazza diversa. Santina, Teresa, Lisetta, presto sposi. Forse non ci siamo capiti, dottor De Luca. Dottor D'Ambrogio, ci sono elementi nuovi.
Credo che questo nuovo delitto possa essere collegato a... Forse non ci siamo capiti, dottor De Luca. Mi pareva che il questore fosse stato chiaro. Gli sconfinamenti d'ufficio da noi non sono graditi. Cosa ci fa qui? Io casualmente mi trovavo col maresciallo Pugliese. Il maresciallo Pugliese ora andrà immediatamente in questura a fare rapporto sugli avvenimenti di questa sera. Vero, maresciallo? Comandi, signor vicario. Ecco. E lei che ci fa qui, dottor De Luca? Casualmente mi trovo... Ah, casualmente lei si trova sul luogo di un reato che non è di sua competenza e altrettanto casualmente si è trovato al centro di una sparatoria notturna. Bologna non è la Chicago dei gangster, dottore. E cosa sono questi elementi nuovi? Signor vicario... Vede, ci potrebbe essere un collegamento tra questo Piras e l'uomo ucciso nel bordello, dal momento che, stranamente... Intanto l'uomo ucciso nel bordello non l'hanno ucciso, ma si è suicidato. Sì, va bene, però... No, però niente, De Luca, niente. Questo è un caso chiuso, si tratta di suicidio, non ci riguarda più. Quel comunista che hanno ammazzato stasera è un omicidio e non riguarda lei, ma il dottor Bonaga. E questo macello qua, per ora, è solo un tentativo di furto. Che ancora una volta non riguarda lei, ma riguarda la squadra mobile. Sì. Sa qual è il suo compito, vicecommissario aggiunto alla buon costume? Dare la caccia alle puttane, badare che non siano minorenni e che non attacchino lo scolo alla gente per bene. Sono stato chiaro? Dottore? Adesso torni a casa. Si faccia una bella dormita e domani con calma faccia il suo rapporto sulla sparatoria e su quel tizio che si è ammazzato cadendo dal tetto. Un rapporto sobrio, De Luca, senza fronzoli. La sparatoria e basta. Bologna, 15 aprile 1948, giovedì mattina. Sì, avanti. Buongiorno, commissario. Ah, Binaccio, che c'è? La pratica con le basse di passaggio, commissario. Cambio quindicina. E allora? Ogni 15 giorni le prostitute cambiano bordello e quando partono devono avere un foglio sì, sanitario. Sì, no, lo so. Intendo dire perché le dai a me. Cosa devo farci io? Beh, di regola le firma il dirigente le basse di passaggio sia in partenza che in arrivo. Vabbè. Anche se il suo predecessore, il dottor Carapia, le faceva firmare tutte a me. Ecco, facciamo così anche noi allora. Firmale tu che mi sta bene. Ecco, però facciamo proprio come si faceva col dottor Carapia, sì. Proprio uguale. Perché? Come faceva il dottor Carapia? Non andava tanto per il sottile, sa. Chiudeva la pratica anche se non c'era proprio tutto. Ecco qui, per esempio, di basse ne mancherebbe una. Sì, ma va bene, facciamo così. Insomma, fai te. Comandi, signor commissario. Allora archivio la pratica nel faldone del casotto interessato. Tagliaferri Claudia, via delle Oche numero 16. Ho detto che archivio la pratica nel faldone. No, cosa hai detto dopo? Nel faldone del casotto interessato. Tagliaferri Claudia, via delle Oche. Dinaccio, portami tutta la documentazione della casa di via delle Oche 16. Voglio controllare tutti i movimenti delle ragazze nelle ultime settimane. Ecco, commissario. Fabri Fiorina, detta Wanda, destinazione Casa delle Rose, Palermo. Pistocchi Silvana, detta Mimì, destinazione L'Orientale, a Venezia. È normale che vengano sparpagliate così per tutta Italia? A volte succede. Però non è normale che siano passate così di livello. Il 16 di Via delle Oche è una quinta categoria. Qui, guardi. Sì. La Nitona è passata al Fiori Chiari di Milano. È come dire che dalle 50 lire per la semplice di Via delle Oche è passata alle 300 di Milano, dove ci sono dei pezzi di ragazze che... No, io lo so perché ci sono stato per servizio, signor commissario. Sì, non lo metto in dubbio. Va bene, qual è la pratica che manca, brigadiere? Ecco, qua. Bianchi Lisa, detta Lisetta, nata a Pieve di Cento, frazione Acquaviva, provincia di Ferrara. Strano. La data di arrivo della Lisetta è di una settimana fa. Sì. E però anche le altre. Tutta la quindicina è arrivata da meno di una settimana. Brigadiere Dinaccio, io ammetto di essere un novizio della buon costume, però che una quindicina dura 15 giorni, quello lo so anch'io.
cambio anticipato, commissario. Certo, ci vuole un motivo, ma forse... ecco qua, la pratica è arrivata questa mattina. La questura dà parere favorevole al trasferimento della licenza nome Tagliaferri Claudia da via delle Oche 16 a via dell'Orso 8. Via dell'Orso è una seconda categoria, commissario. Per questo la titolare cambia la quindicina. No, un momento, Odinaccio, un momento. Chi l'ha dato questo parere favorevole? Non dovremmo darlo noi, questo parere. Di norma sì. Ma vede, qui è firmato dal vicequestore, il dottor D'Ambrogio. Va bene, devo occuparmi di puttane, e allora mi occupo di puttane. Me l'ha ricordato anche lui, no? Il dottor D'Ambrogio. Ah, dammi quella pratica. Vado a vedere dov'è finita questa Lisetta. Cielo autunnal, questa rosa appassita. Oh, commissario De Luca della Buon Costume. Amo deve tornare perché siamo chiusi. Mi tiene sulla porta anche questa volta. Non si tiene mai un commissario sulla porta. Prego. Grazie. Ah, però. Bel cambiamento, davvero. Bello. E di gran classe, anche. Almeno tre categorie in più rispetto a Via delle Oche. Cosa vuole da me? La bassa della Lisetta. Non ce l'ho. E se n'è andata senza dirmi niente. Perché? Sarà tornata a casa. Forse ha trovato uno che la sposa. Chi? Hermes Ricciotti? E sparisce così. Era qui l'altro giorno e adesso, puff, sparisce all'improvviso e senza certificato medico. Forse non voleva fare la visita? È abbastanza per farti avere dei guai, Tripolina. No, non con... Con? Faccia come vuoi. No, stavi per dire non con le protezioni che ho, vero? Lo so che hai un santo che ti protegge, se no non lo facevi il trasloco del tuo portello. Immagino che se mi metto a romperti le scatole con le visite sanitarie, con le convocazioni in questura, con i bolli sui permessi, prima o poi salta fuori qualcuno, magari un vicequestore, che mi dice di impiegare meglio il lavoro del mio ufficio. Allora sai cosa faccio io? Sai cosa faccio, Tripolina? Sì, cosa fa? Mi metto qui, su questa bella poltrona. Anzi, vengo qui tutte le sere. Sono scapolo, sono libero. Con tutto quello che mi è successo è più di un anno che non tocco una donna. Avrò bene il diritto di usare come voglio le mie serate di libertà, no? Allora appunto io mi metto qui, mi siedo, mi metto il cappello sulle ginocchia. Così fa più poliziotto. E poi comincio a guardare fisso la gente negli occhi. Così come adesso guardo te. E poi sai cosa faccio ancora? A metà serata mi faccio raggiungere da Dinaccio. Lo conosci? Il brigadiere Dinaccio. E per essere più chiaro gli faccio dire: tutto bene, signor commissario? Basta, soltanto questo. Ah, chissà, magari ogni tanto tiro fuori il taccuino, ci scrivo qualcosa. Faccia come vuole. Dai, Tripolina, smettiamola. Voglio sapere che cosa ha fatto Ricciotti in questi ultimi giorni. Non lo so. Non l'ho più visto da sabato. Domenica era il suo giorno libero e da allora non è più tornato. Va bene. Allora dimmi come hai ottenuto il passaggio da Via delle Oche a qui, in Via dell'Orso. Ho fatto una soffiata ad Ambrogio. A letto la gente parla. E in questi giorni le chiacchiere valgono oro. Quali chiacchiere? Non lo so. Cose dei comunisti. Cose che sapeva la Lisetta. Va bene. Allora voglio sapere perché Piras ha fotografato Ricciotti con la Lisetta e con tutte le altre ragazze. Hermes faceva il fidanzato in prestito per le famiglie.
Ogni tanto c'è qualcuna che fa il mestiere senza averlo detto a casa, come la Lisetta. E allora c'è bisogno di un fidanzato per tranquillizzare i genitori. Hermes aveva un vestito buono, si presentava bene e si prestava a farsi fotografare con le ragazze. Tutto qui. Ho capito. C'è altro che vuoi sapere? No. No, per adesso no. Cosa fai? Te ne vai? Sì. Ma vedrai che torno. Lo so. Tornerai. Tornerai. Ma cosa sei, una maga? No. Tornano tutti. Ho imparato a conoscere gli uomini. Ma davvero? E io? Che uomo sono? Tu sei un uomo solo che ha bisogno d'amore. Commissario De Luca. Dottor Scala. Il suo collaboratore, il brigadiere Di Naccio, mi ha detto che l'avrei trovata qui al casino. Vogliamo fare due passi? Sì. Piove. Speriamo che sia brutto anche domenica. Domenica? E perché? Le elezioni. Se piove le beghine si chiudono in casa, alla faccia di De Gasperi. Noi invece a votare ci andiamo tutti. Per noi intendo noi comunisti, dottore. Non sono, dottore. Ehi, è meglio ripararci sotto i portici. Sì, è meglio. Allora, come vanno le indagini? Ha scoperto chi ha ammazzato Ricciotti e Piras? Sì, Piras l'ha ammazzato un tizio che poi è caduto da un tetto. Un tizio che aveva sul volto i segni delle unghie di Piras. E l'ha ammazzato perché... voleva delle fotografie. E cosa c'era in quelle fotografie? Non lo sappiamo. E Ricciotti? Hermes Ricciotti conosceva Piras. E lo conosceva bene. Quindi si potrebbe pensare che i due delitti siano collegati. E che sono stati compiuti da una stessa persona. Sì, si potrebbe pensare, sì. Lei è molto vago, commissario De Luca. Non ho mezzi, non ho informazioni, dottor Scala. E appena cerco di fare un passo avanti, mi bloccano. E poi non sono un omicidi. Io sono un buon costume. E il vicequestore non vuole... Lo sa chi era l'uomo che è scivolato dal tetto della casa di Piras? Scommetto che questo il vicequestore D'Ambrogio non gliel'ha detto. No, non me lo ha detto. Matteucci? Silvano, credo, ma il nome ha poca importanza. È più importante sapere che era un uomo dell'Abbatino. Lo sa chi era Abbatino, no? No. Il pupillo che ha compianto casa e chiesa, l'onorevole Orlandelli. Ah. Abbatino è il segretario di un comitato civico che gli faceva da ufficio elettorale. Se vuole saperne di più, commissario, chieda a Marconi della politica. Ah. E chieda a Sabatini della scientifica di mostrarle i documenti filmati e anche a lui dica che la mando io. Sì. E se vuole i referti delle autopsie si rivolga a Cinelli, medicina legale. Cinelli, sì. Qui a Bologna siamo ancora forti in questura. I nostri sono tutti a sua disposizione, commissario De Luca. Sfrutti. Sfrutti il fattore K. Fattore K? Il fattore comunista. Lo farò. Lo farò, dottor Scala. Se io fossi all'omicidio mi chiederei perché questo Matteucci stava svaligiando la casa di un compagno invece di essere in strada ad attaccare i manifesti contro i comunisti. Lei invece non se lo chiederebbe. Facciamo così. Io faccio distaccare Bonaca a Roma per un po'. E intanto lei se lo chieda, De Luca. Se lo chieda. Bologna, 16 aprile 1948, venerdì, mattina. Beh, non si aspetti il cinema, commissario. Questo è l'ufficio reperti della scientifica, è mica una sala attrezzata. Poi il film è muto. Al cinema magari ci vado stasera, Sabatino. Adesso accontentiamoci del tuo film muto. Come sa, al Dosanella. Danno, noi siamo Zingarelli, con Stale Olio. L'ho visto con mia moglie e così vi fate due risate. Marconi, dovresti andarlo a vedere. Così voi della politica imparate a come si fa un film. Mica queste chiaviche qua. Se te ne stai un po' zitto, Puglia, se posso spiegare al commissario quello che si vede in questa chiavica di film. Ecco, qui siamo in Piazza Maggiore, dottor De Luca, a scomizio dell'onorevole Orlandelli. Purtroppo pioveva e le immagini sono brutte.
Eccolo là, lo vede? Dietro l'Orlandelli, l'onorevole Casa e Chiesa. Quello è Abatino, l'ha visto, dottore? Sì, sì. Quello che tiene l'ombrello per coprire l'onorevole. Sì, quello magro con gli occhiali. Ah, e quello sarebbe Antonio Abatino. Anche se non ha niente dell'Abatino. Ah, come sa? Avete visto questa scritta su quel manifestino? Gli elettori che votano per partiti che professano dottrine contrarie alla fede cattolica commettono peccato mortale. Gesù mio! Stia attento, dottore. Ora arriva anche quell'altro. Ecco, l'ha visto? Ah, sì. E lì, dietro l'Abatino, quello è Matteucci Silvano, ex sottufficiale della decima MAS. Presidente Perrissa, percosse e tentato omicidio. Dopo la guerra faceva la borsa nera. Ufficialmente sarebbe un ambulante. Poi il questore si fa riprendere di tutto, dalle processioni delle Madonne Pellegrini ai comizi del Fronte Popolare. Parità di condizioni, dice. Così si sente a posto con tutti. Va bene, è sufficiente, Sabatini, grazie. Grazie ancora, Marconi. Lasciateci soli un momento, per favore. Vabbè, Marconi, voglio star soli. Vediamo, no? Saluto. Grazie. Saluto. Allora, maresciallo, cosa mi dice? Io tengo famiglia, commissario. Anch'io. È questa la mia famiglia. Ed è anche la sua, maresciallo Pugliese. Noi siamo poliziotti. No. Io sono un poliziotto con una moglie e un figlio piccolo da tirare su e con uno stipendio da maresciallo di pubblica sicurezza. Non me lo posso permettere di essere trasferito in Sicilia a dare la caccia al bandito Giuliano. No, ma siamo coperti, Pugliese, non succederà. Il dottor Scala mi ha garantito che ci tiene D'Ambrogio e Bonaga fuori dalle scatole per un po'. Vi siete messo coi comunisti, come sa? E guardate che quelli le elezioni le perdono. Non mi sono messo con nessuno, io faccio il mio mestiere, che è quello di indagare su un delitto e continuare a farlo finché non scopro chi l'ha commesso. Perché? Credete che a Scala gli importi qualcosa di sapere che ha ucciso Ricciotti e Piras, eh? A Scala questo affare interessa perché interessa anche all'Abatino. Come sa, siamo sotto elezione, questa è tutta politica. Mi stanno usando pure a voi. Ma non me ne frega niente se mi usano. Io faccio il poliziotto e sto con chi mi permette di fare il mio mestiere. È per questo che stavate coi fascisti. È così che siete finito nell'investigativa della Muti. Quando vi ho conosciuto eravate nella lista di quelli che dovevano essere giustiziati dai partigiani. Ve lo ricordate? Ah, fanculo, maresciallo Pugliese. Adesso sono nella Polizia della Repubblica Italiana e indago su un caso di omicidio. Ci sta o non ci sta? Andate voi a fanculo, commissario De Luca. Lo sapete che ci sto. Bene. Pugliese. Allora, fonogrammi a tutte le questure e alle stazioni dei carabinieri interessate, con una lista di domande da fare alle ex prostitute di Via delle Oche. Sì. Poi, voglio le schede informative di Hermes Ricciotti e degli altri, compreso questo Antonio Abatino. Bene. Ah, e poi, voglio tornare in Via delle Oche, a risentire l'Armida e tutte le altre. E voglio la Lisetta, dovunque sia. Andiamo, Pugliese. Ah, si ricomincia. Sì. Prendete almeno qualcosa, dottore. No, no. Lo bevete un cinzadino, un vermuttino. No, non voglio niente. Faccia venire piuttosto la ragazza che ha scoperto il cadavere di Hermes Ricciotti. Come preferisce, commissario. Ecco, Fanny, chiamala Cati e dille di venire da me. Torniamo a noi, Armida, e veda di non innervosire il commissario. Ci stava dicendo di questo Hermes Ricciotti. Sì, era così un bravo ragazzo, maresciallo, magari un poco sfortunato, perché aveva avuto anche dei guai con la questura, ma da un po' di tempo aveva messo la testa a posto. Diceva che voleva trovare un lavoro serio, sposarsi, mettere su famiglia. E quella notte invece non posso dire niente. Poco, commissario. Ho visto anche lei dove è la stanza del povero Hermes. E chi lo poteva sentire da qua? Certo. Ah, no, aspetti, forse l'Ivonne, che tiene la camera attaccata al muro della torretta. Mo gliela chiamo. Ivonne! Ma avete chiamato, signor? Ivonne? No, sono la Cati. Montuschi Carmelina, commissario. Cati! Di bene al commissario dell'Hermes. Oddio, che disgrazia. Sono ancora tutta scombussolata. Povero ragazzo, e chi se l'aspettava? Sono qui, signora, mi ha chiamato? Fanny. No, non sono la Fanny, commissario. No. Sono l'Yvonne, Anconelli Yvonne, di Tagigi. E con l'accento e con la gialla francese. Sa, mia madre era parigina. Yvonne, digli bene di Hermes al commissario. Oh, dottore, preferisce forse un caffè? Oh, no. Glielo faccio fare. Fanny! Basta, non voglio niente, grazie.
Non voglio niente, voglio solo sapere com'era questo Hermes. Eh? Se era preoccupato, se era spaventato, euforico. Non so se era arrabbiato con qualcuno. Se l'avete visto su o giù di morale. Su, giù. Era su. Come avete detto voi, dottore, euforico. Noccati, era giù. Nero come un capello l'Hermes, te lo dico io. Sentite, commissario. Io non ho mai avuto una grande confidenza con l'Hermes, ma da qualche giorno parlava sempre. Quando mi accompagnava alla messa sulla Vespa, si voltava indietro e mi faceva una paura. Guarda avanti, gli dicevo, e lui, chi se ne frega, e poi cantava. Via retta a me, commissario. Io l'ho sentito bene l'Hermes l'altra sera. Andava su e giù per la stanza come un animale in gabbia. E a un certo punto ha anche tirato una scarica di pugni contro il muro. L'ho anche chiamato, ma lui mi ha mandato a quel paese e poi ho sentito che piangeva. Ah, dopo niente, perché quando finisci il turno prendo il luminal e dormo come un sasso. Sentite me, commissario. Qualche giorno fa, mentre mi portava alla novena, Hermes mi ha detto: Cati, presto vi lascio, mi sposo e apro una palestra a San Lazzaro. E poi ha cantato bandiera rossa da qui a San Petronio. Una vergogna, commissario. Sì, va bene. È stato il giorno dopo il temporale. E te lo sei sognato il temporale? No. Sei te che hai la camera davanti con le finestre chiuse e non sai neanche se piove o se nevica. Che poi, signor commissario, anche se le avesse aperte, lei lo chiama luminal, ma a casa mia si chiama morfina. E a te che cogna che ti ronza nell'orecchio e ti fa vedere altro. Ragazze! Andiamo, Pugliese, ho la testa che mi scoppia. Commissario, aria, ho bisogno di aria. Grazie, ragazze, per oggi abbiamo finito. Siete riuscite a far venire il mal di testa al commissario. Gli porti un veramon, maresciallo. Fanni un veramon per il commissario. No, grazie, grazie signora, molto gentile. Arrivederci. Andiamo. Notte di, mentre a te la confusione, il mal di testa è diventato insopportabile. Quelli così si chiamano, commissario. Casini. A che pensate? Penso a un tizio che un giorno è tutto euforico per una cosa che gli sta cambiando la vita. E il giorno dopo, no. Dov'era quel giorno? E dov'è stato il giorno dopo? Insomma, domenica, dov'era? E chi lo sa? Non riusciamo neanche a sapere se c'era o no il temporale domenica. Commissario, questo fonogramma arriva da Pieve di Cento, provincia di Ferrara. Dice, Bianchi Lisa, detta Lisetta, non è stato attualmente reperibile presso sua famiglia. Ulteriori ricerche è stato attualmente impossibili causa impegno personale. Controllo territorio, prossime elezioni politiche. Avanti il prossimo, Pugliese. Questo arriva da Roma. Dice che la Gilda domanda risponde: no, non ho notato nulla di strano riguardo al subnominato Hermes Ricciotti, del cui suicidio ho appreso soltanto al mio arrivo a Roma, in fede, eccetera, eccetera. Poiché siamo sotto lezione. Eccetera, eccetera, sì. Questo arriva dalla Buoncostume di Genova. Premette che sono a corto di personale. Causa elezioni. Come avete fatto a indovinare? Pugliese. Aggiunge però che tra due ore c'è il comizio di Togliatti. Interrogata, la nitona domanda risponde: non ho notato nulla di strano a riguardo del subnominato Ricciotti Hermes, del cui suicidio ho appreso soltanto al mio arrivo a Genova. Sembra che recitino un copione. Già. Anche la banda. Ha appreso la notizia subito dopo il suo arrivo a Palermo. Vice commissario De Luca. Ah, buonasera, maresciallo. Sì, grazie. Sì, esattamente, per l'informativa riguardante Bianchi Lisa. Sì, detta Lisetta, sì. Ho capito. Siamo lì tra poco, maresciallo. Grazie. Hanno trovato la ragazza, commissario? Sì, erano i carabinieri. Non si era allontanata troppo da Bologna. L'hanno trovata morta in una casa mezza diroccata, vicino a San Lazzaro. Attenti, perché la scala non è molto sicura. Commissario, stavate cadendo. Fate attenzione. Ecco, è lì sul letto. Non l'abbiamo ancora spostata perché stiamo aspettando il medico legale. Oh mio Dio. Sembra ancora una bambina.
denutrita dagli anni della guerra. Nuda e con le sole calze di nylon addosso. Ehi, probabilmente non sospettava che fosse il suo cliente. È morta soffocata, come sa. E si era fatta pure bella per le sue carnefici. Ah, sì, sulla febbre c'è del rossetto. Dubito che la ragazza abbia baciato il cuscino. Maresciallo. Guardi là, il pavimento vicino al letto. Dove? Ah, sì. Una tabella spezzata e sollevata. Non hanno neanche avuto bisogno di picchiarla. Povera ragazza, deve averglielo detto subito, ma non è servito a niente. Secondo voi, che c'era sotto questa tabella, commissario? Le fotografie? E che cazzo c'era in quelle fotografie, commissario? Ha finito, dottore. Perché per lui può restare finché vuole, ma tra poco di qua, sa, deve passare la processione della Madonna Pellegrina e come i comunisti vogliono bloccare la strada e la macchina che avete sa così di questura. Sì, sì, ce ne andiamo, abbiamo finito. Commissario? Sì? Che cazzo c'era in quelle fotografie? De Gasperi, a cena con Stalin? Bisognerebbe sapere dove sono state scattate. Dov'era Piras il giorno che a Ricciotti gli si è risolta la vita? Il giorno del temporale. Ah, una fissazione la sua. Lasci stare il temporale. Piuttosto, dov'erano Ricciotti e Piras? A un comizio? A cena con De Gasperi e Stalin, come dice lei? E poi col Matteucci, Silvano? E l'Abatino? Che sappiamo noi di questa gente? Allora, torniamo in questura, Pugliese, e andiamo a dare un'occhiata alle schede di Marconi. Alla squadra politica. Bologna, 16 aprile 1948, venerdì, pomeriggio. Ecco, le schede, commissario. Marconi, come previsto, ha fatto un sacco di storie. Le schede della sezione politica sono riservate, non si possono dare in visione. Ma poi ha telefonato al dottor Scala e si è messo tutto a posto. Vabbè, vediamo. Allora, questa è quella che riguarda Hermes Ricciotti. Nato a San Lazzaro, in provincia di Bologna, nel 1928, figlio di operai comunisti, entrambi morti sotto i bombardamenti. Vediamo. Dal 46 al 47 viene arrestato e denunciato più volte per furto, rissa aggravata, ricettazione. Segnalato alla Buoncostume alla squadra politica, come impiegato presso la casa di Via delle Oche 16. Segnalato come simpatizzante comunista. Ecco, qui però c'è una richiesta respinta di un tesserino da partigiano. Qua ci sono un sacco di veline sulla sua attività di pugile dilettante, ma niente sulla sua frequentazione dello studio fotografico di Piras. Ma non è strano, commissario? Già. Vediamo la scheda di Piras. Eccola qua. Osvaldo Piras, Fuggavino, nato a Sassari nel 1902, emigrato nel continente nel 25, prima a Roma poi a Bologna, dove lavora nello studio fotografico di uno zio antifascista che finisce dentro nel 26. Così il Piras rileva lo studio fotografico. Ma guardate voi stesso, come sei? È interessante la storia del Piras. Sì, vediamo. Arrestato dalla milizia nel 29, ma rilasciato subito. E qui c'è una nota matita dell'allora questore di Bologna D'Andrea. Dice che da questo momento ogni nota su Piras va passata direttamente all'Ovre. E poi più niente fino al 47, quando Piras si iscrive al Partito Comunista. Anche qui c'è un appunto a matita, non firmato. Che dice di rivolgersi al dirigente della squadra politica. Sa chi era il dirigente della politica nel 47? Chi? D'Ambrogio, che mi sa. Non è strano? Diciamo che è curioso, maresciallo. Ecco, e questa qua è la scheda di quel Matteucci Silvano, quello scivolato dal tetto e passato a miglior vita. Diciamo che era proprio un bastardo, eh? Leggete un po' voi. Allora, collaborazionista. Dopo la guerra i partigiani lo volevano fucilare, ma lui si è consegnato agli alleati. Nel 45 si è preso 12 anni, commutati a 6 in appello e poi amnistiato. Ufficialmente commerciante ambulante, ma secondo informative della politica, picchiatore per chi lo chiamava, dall'MSI al partito dell'uomo qualunque. E qua non c'è scritto che lavorava per l'Abatino. Ma volete sapere cosa c'è sulla scheda di Antonio Abatino, commissario? Cosa? Niente. Con niente. Guardate un po' voi. C'è solo una riga sotto i dati anagrafici. Simpatizza per i partiti dell'ordine. E basta. Non è strano, commissario? E chi saranno mai questi partiti dell'ordine?
Antonio Abatino? Sono io. Vice commissario De Luca e maresciallo Pugliese, polizia. Cosa posso fare per voi? Questo magazzino cos'è? È la sede del comitato civico di Via Porto, numero 18, di cui io sono segretario. Non c'è un posto più comodo per parlare? Questa è la seconda volta che ci tengono sulla porta, commissario. Già. Prima quella puttana di Via delle Oche, e adesso qua. È proprio vero, è che la polizia non conta più niente. È permesso? Prego, maresciallo. Abbiamo molto da fare oggi, commissario. Se si tratta di una cosa breve, sono pronto a rispondere alle vostre domande qui subito. Se c'è bisogno di più tempo, sarà mia cura venire al commissariato domani mattina. Con il mio avvocato, naturalmente. Abbiamo ragione di credere che uno dei suoi uomini abbia ucciso un fotografo di nome Piras. Cosa intende per uno dei miei uomini? Uno che lavora per lei. Per il comitato civico, immagino. Il suo nome? Matteucci Silvano. Mai fatto parte del comitato civico. Però lo conosce. Mai sentito nominare. Eppure in un filmato della questura vi si vede assieme sul palco di un comizio in Piazza Maggiore. C'è tanta gente nei comizi, soprattutto sui palchi. Guardate qua. Guardate cosa ho trovato, commissario. Cosa? Un moschetto pronto per l'uso. È mio. Lo tengo qui perché questa è una zona fuori mano e di notte la strada non è neanche illuminata. 6 mesi fa i comunisti ci hanno attaccato e hanno bruciato tutto. Sì, ma questa è un'arma da guerra e non è legale. Questa è una guerra. Loro hanno mitre e casse di bombe a mano nascosti nelle cantine delle case del popolo. Non avete visto cosa è successo in Cecoslovacchia? Non avete sentito Togliatti? Se vincono loro, addio libertà, addio giustizia, addio fede, addio famiglia. Sa cosa facciamo qui, commissario? Noi facciamo azione di contropropaganda per combattere la strategia della menzogna. Difendiamo la verità e difendiamo anche voi poliziotti, che ormai dovreste sapere da che parte stare. Se volete sequestrare il fucile, fate pure. E se volete arrestarmi per detenzione illecita, prendo il soprabito e vengo con voi. No, io voglio solo sapere se conoscevate Matteucci Silvano e se sapete perché ha tagliato la gola a un fotografo e poi gli ha messo sotto sopra la casa. Non lo conoscevo, non lavorava per me, non ha mai fatto parte di questo comitato civico. Volete sapere altro? Perché portate il lutto al braccio? L'onorevole Orlandelli era come un padre per me. Più di un maestro, più di una guida spirituale e politica. Era un santo. L'onorevole Case Chiesa, commissario, quello del casino. Sì, sì, ricordo. Sono in arresto, commissario? No. Buonasera, commissario. Buonasera, Tribolina. Vuole entrare? Non si lascia mai un commissario sulla porta. E non si lascia mai una signora in attesa sulla soglia. Che eleganza. Ti ho sempre vista in ciabatte e sotto veste. Addosso, notte di Venezia. E sopra un abitino color bois de rose. Cipria velluto di Hollywood. Peccato per i sandali con la zeppa, che non sono di Ferragamo. Se no sarei proprio come nel figurino di Grazia. Ogni tanto mi vesto anch'io, cosa crede? Ma prego, si accomodi. Doveva rendere bene la casa di Via delle Oche. E si guarda meglio, vedrà che il vestito me lo sono cucita da me. E la stoffa era di una tenda che ho fatto tingere. Oh, notte di Venezia, il regalo di uno studente che ha preparato un esame nel mio casino. E Via dell'Orso? È un regalo anche quello? Siamo ancora chiusi, eh? Le ragazze della nuova quindicina entrano domani. Non sono qui per consumare, sono qui per fare domande. E poi vedremo se domani entreranno davvero le ragazze nuove. Le dispiace se mi tolgo le scarpe? Ha ragione, mi sono abituata alle ciabatte. Sei a casa tua? Già, anche lei mi sembra. Perché le tue ragazze raccontano tutte la stessa cosa, chi le ha imbeccate? Cosa c'entri tu con questa storia? Lo sai dove spendo i pochi soldi che ho, commissario? No. Calze. Calze di nylon. I vestiti me li faccio da me. Perché da ragazza ho lavorato nella rivista, ho imparato anche a fare la sartina.
Ma le calze mi tocca comprarmele. Cosa c'entri tu con questa storia? Adoro le calze di nylon. Ti dispiace se me le provo? Posso? Sono qui per fare domande. Hai mai sentito parlare di un certo Abbatino? Davvero è un anno che non tocchi una donna? Come mi stanno queste calze, commissario? Tripolinate. Claudia, ti ho detto che non sono qui per... Ma si dice sempre così. Ma poi... Non ti piaccio, commissario? Ma certo che mi piaci. Baciami. Sì. Sei bella, sei. Ma Claudia... Le 5. Oh, buon Dio. Ho dormito al casino. Claudia. No, ti scusi. Hai fatto paura. Non sono abituata ad avere qualcuno nel letto. Davvero? Volevo dire che non sono abituata a dormirci con qualcuno nel letto. Vanno sempre via subito dopo. L'avevo capito. Non pensavo a quello. Sei bella. Grazie. Non mi hai nemmeno dato il bacio del buongiorno. Buongiorno. Senti, Claudia. Sai che è bello sentirsi chiamare col proprio nome. Come mai tu? Voglio dire, quando... Insomma, com'è che... No, scusami, è una domanda stupida, scusa. No, è che non me l'aspettavo da te. È una domanda da parlante. Da parlante? A letto, nei casini, ci sono i teneroni che vogliono le coccole come dalla moglie. E ci sono gli speciali che vogliono fare le cose strane. Ci sono quelli che si innamorano. E poi ci sono i parlanti che dopo vogliono parlare. Non mi sembravi uno così? Sono curioso di natura. Ma non importa, lascia stare io. Quando ero giovanissima facevo la soubrette nella rivista. Cioè facevo la ballerina di fila. Però promettevo bene. Ho ballato con Wanda Osiris, ma mi hanno licenziato perché sono stata trovata a letto col capocomico, che era il suo fidanzato. C'ero andata perché mi aveva promesso un regalo, chissà, forse ce l'ho sempre avuto di natura di fare la puttana, ma non importa. Ah, se le cose mi girano bene, un giorno avrò una casa come lo Chabin di Parigi. E allora te la saluto, la Osiris. E tu? Perché fai il poliziotto? Forse perché ce l'ho sempre avuto di natura anch'io. Sono curioso. Per questo io vorrei sapere cosa c'entri tu con... Silenzio. Sai che sono stata in tutti i bordelli d'Italia, anche in quelli belli, dove si impara... So fare di tutto, sai? Faccio di tutto. Quello che vuoi. Una tripolina. Claudia, aspetta, per favore, Claudia. Cristo, non puoi fare così ogni volta che sto per chiederti qualcosa. Perché? Perché no? Ho sempre fatto così, io. Lasciami in pace. Lasciami stare. E puoi fare quello che vuoi, con le mie ragazze, con me, quando vuoi. Allora c'entri con tutto questo? Dimmi che cosa c'è sotto. Guarda che se hai paura di qualcosa, ci penso io. Ti proteggo io, Claudia. Mi proteggi tu? Sì. Non sei così forte, commissario. Non lo siamo, nessuno dei due. Tu sei solo un poliziotto. E io sono solo una puttana. E poi... È da quando ho 20 anni che mi proteggo da sola. La verità è che tu c'entri e hai paura. No, la mia proposta te l'ho fatta. Sai cosa ti aspetta? L'hai visto ieri sera. Sono brava, vero? E ti è piaciuto? Allora, ci stai? Ci stai, commissario? Ciao, Tripolina.
Bologna, 17 aprile 1948, sabato, mattino. Mi scusi, commissario. Prego, prego. Non pensavo di trovarla qui. No, non si preoccupi, Di Nacho. È che sono arrivato presto questa mattina. Non riuscivo a dormire, solito mal di testa. No, volevo dire, non pensavo di trovarla in questo ufficio. Ma perché? Perché l'hanno trasferita. Non gliel'hanno detto. So che l'hanno cercata ieri. Trasferito? Ma come trasferito? Dove? Non lo so, alla notturna, credo. Ma non gliel'hanno detto? No, non me l'hanno detto. Che c'è, dottor De Luca? Mi hanno trasferito, dottor Scavara. Lo so, alla notturna. Ma non può lamentarsi, è rimasto a Bologna. Mi hanno trasferito. È il caso. Il caso? Sì. Ah, il caso. Il caso non interessa più a nessuno, commissario De Luca. Non sappiamo dove si andrebbe a finire ed è stato deciso che sollevare un polverone proprio adesso sarebbe un errore politico. Io non sono d'accordo, ma mi adeguo, mi dispiace. Ma come sarebbe a dire che non interessa a nessuno? A me interessa! Interessa a noi! Noi siamo poliziotti! Lei è un poliziotto, io non lo sono più. Non lo vede? Sto traslocando. De Luca, torno a fare il politico, anche se preferirei tornare a fare il partigiano. Ma ho l'impressione che i giochi siano già stati fatti. Sa qual è il nostro difetto, commissario? No. Che vorremmo vincere, ma abbiamo paura di vincere troppo. E così perdiamo sempre. Ah. No, quando dico noi intendo noi comunisti, commissario. Se vuole salutare il capo di gabinetto che mi sostituirà, dovrà aspettare che Scelba, dopo l'elezione, una volta riconfermato ministro, si decida a nominarlo. Ma intanto le consiglio di presentarsi al suo nuovo dirigente, commissario De Luca. E chi sarebbe il mio nuovo dirigente? Il dottor D'Ambrogio. Ah. Sta proprio nell'ufficio qui accanto. Diga a passare, c'è una donna anziana malata, la faccia portare dentro al seggio. Dietro, fate passare piano, piano fate passare, la nonnina deve votare. Pirelli, lei dia una mano a quelle reclute e fate passare quell'altro ammalato. Allora, devo chiamare l'esercito per far passare la barella? Largo, largo! Forza, forza! Come sa? L'hanno promossa all'ordine pubblico. Maresciallo Pugliese, l'hanno promosso anche lei. Avevano bisogno di rinforzi, sta per arrivare al seggio il sindaco Dozza e così sono stato comandato qui a farle compagnia. E le avevo detto, commissario, a quelli non importa niente di trovare la verità, la stavano usando solo per i loro interessi politici. Sono un poliziotto, maresciallo. Sono un poliziotto. Sindaco! Scusate, commissario, anch'io mi devo occupare dell'ordine pubblico. Largo, largo, fate largo. Madonna mia, ci sono più fotografi qua che al concorso di Miss Italia. Largo, largo, lasciate fate largo. Passare, lasciate libero il passaggio. Lasciate passare. Commissario, con tutti questi lampi dei fotografi, sembra in temporale. Pugliese, che avete detto? Sembra un temporale. Temporale, Pugliese, i lampi. Ricorda, in via delle Oche, non era il temporale. Che state dicendo, commissario? Qui c'è un casino, altro che via delle Oche. Certo, certo, Dio, che coglione che sono. Altro che temporale, maresciallo, non era il temporale. Ma quale temporale, commissario? Siamo lì già aperti. Aspetti che chiedo. Sì. Signora Claudia, siamo aperti o no? Noi siamo sempre aperte. E si accomodi, lì. Adesso arriva la signora. Grazie. Ah, sei tu. Vado, Lawrence, ci penso io. Il signore è per me. Cosa vuoi? La verità. La verità su cosa? Vuoi sapere come scopi? Voglio sapere cosa è successo in via delle Oche domenica scorsa.
Non è successo niente in via delle Oche domenica scorsa. È successo qualcosa, invece. Qualcosa di talmente grosso da costringere Antonio Abatino ad ammazzare 3 persone. Qualcosa che si poteva fotografare dal retro del bordello di via delle Oche con un flash. E chi aveva la stanza sul cortile poteva anche pensare che ci fosse il temporale. Non è successo niente in via delle Oche. Sei in arresto. Cosa? Ti arresto per reticenza, complicità in omicidio e contravvenzione alle norme sul meretricio. Se non mi racconti cosa è successo in via delle Oche, ti metto le manette e ti porto dentro così come sei. Io gli avevo detto che quello era troppo vecchio per certe cose. E aveva anche l'aria di non stare troppo bene, così pallido. Io ce l'ho l'occhio per certe cose, ma lui no. Aveva sentito parlare della Lisetta. Gli piacevano i casini di quinta categoria e gli piacevano le ragazzine. E lui chi? Così, quando la Lisetta è venuta giù urlando, io già lo sapevo che era successo un guaio. E lui era là, in camera, morto stecchito, sul lettino della Lisetta. E lui chi, Tripolina? Non lo devi dire tu. Lui chi, Claudia? L'onorevole Orlandelli. Casa e chiesa, come lo chiamavano. Adesso mi fai chiudere. Proprio adesso che ci sono riuscita. No. Cioè, non lo so. Claudia, non dipende da me. Io sono un poliziotto. Sono solo un poliziotto. Bologna, 18 aprile 1948, domenica, sera. Pertanto, si profila per esso il reato di omicidio, quale mandante ed esecutore, in proprio e in concorso con altri, dei delitti suddetti nelle persone di Ricciotti Hermes, Piras Osvaldo, Bianchi Lisa, detta Lisetta. Cosa contiene di tanto urgente questo rapporto, commissario? No, dico, tra poco chiudono i seggi e io mi devo occupare anche, tra l'altro, di ordine pubblico. E la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per i delitti di via delle Oche, signor vicequestore. Le sue ipotesi, casomai, le sue ipotesi su quei delitti, commissario. Forse più che ipotesi, dottor D'Ambrogio. Va bene. Sentiamo come si sarebbero svolti questi fatti. Allora, domenica scorsa, al 16 di via delle Oche, c'è stato un buio speciale. Perché fosse tutto più sicuro e discreto, la tenutaria della casa, Claudia Tagliaferri, detta la Tripolina, aveva fatto allontanare anche Hermes Ricciotti, il Serafino, simpatizzante comunista. Ma lui l'aveva saputo lo stesso che quella sera sarebbe arrivato un cliente particolare, il cavaliere Orlandelli. Sì, l'onorevole Casa e Chiesa. E probabilmente l'aveva saputo proprio dalla Lisetta, la ragazza minuta che l'onorevole veniva appositamente a cercare in quel casino di quinta categoria, a 50 lire la semplice. E perché la ragazza gliel'avrebbe riferito? Che rapporti c'erano tra i due? Oh, non certo perché anche lei fosse una simpatizzante comunista, ma perché quella era un'ottima occasione per andarsene. Sì, lei e Hermes, presto sposi. Come del resto diceva quella fotografia strappata dalla camera di Hermes Ricciotti, l'unica che il ragazzo aveva conservato. E così, secondo la sua ipotesi, il giovane, con l'aiuto della sua fidanzata Lisetta, ha messo in atto un tentativo di ricatto. Appunto. Gli bastava trovare un fotografo disponibile che riprendesse l'onorevole Orlandelli mentre era in compagnia della Lisetta.
E chi meglio di Osvaldo Piras, fotografo da bordello e simpatizzante comunista anche lui, anche se più attaccato ai soldi che al partito. Solo che l'onorevole Casa e Chiesa muore d'infarto sul letto della Lisetta e a trattare è rimasto soltanto Abatino Antonio, pupillo e segretario tuttofare dell'onorevole presidente del comitato civico. Però Abatino è abituato più ad agire che a trattare, anche se forse perché non aveva soldi. O forse perché quelle fotografie con l'onorevole Orlandelli avvolto nel plaid, morto e stecchito a Bologna nel casino di Via delle Oche e non a Roma, nel suo studio dietro Piazza del Gesù, quelle foto erano diventate merce di scambio un po' troppo importanti. E così Abatino con la sua banda di squadristi ha cominciato ad ammazzare, uno per uno, tutti i testimoni di quell'affare, finché non è riuscito a mettere le mani sulle fotografie. Sì, sì, ricostruzione suggestiva, vice commissario De Luca. Però ci vogliono dei riscontri oggettivi per supportare le sue tesi. Beh, per l'ultima parte devo ammettere che si tratta ancora, sì, di una mia ipotesi, anche se vicina ad una ragionevole certezza. Come un'altra ipotesi quasi certa è che la tenutaria del bordello non sapesse nulla del recato, e tantomeno degli omicidi, e che abbia soltanto approfittato della situazione ospitando un personaggio eccellente come l'onorevole Orlandelli. Per questo, come chiedo nel mio rapporto, per Claudia Tagliaferri si profilano unicamente i reati di complicità in occultamento di cadavere e quello di mancata denuncia di decesso in base alle norme del testo unico di pubblica sicurezza, titolo settimo, del meretricio, eccetera, eccetera. Per Antonio Abatino sollecito invece un mandato d'arresto quale mandante e esecutore improprio e in concorso con altri dei delitti sopra descritti. E il reato di favoreggiamento per il vicequestore, dottor D'Ambrogio. Sarebbe a dire, commissario? Sarebbe a dire che Piras era dal 29 che faceva l'informatore per l'ovra. E dal 47 che lo faceva per il dirigente della politica. Vale a dire per lei, dottor D'Ambrogio. Così, mentre Hermes Ricciotti trattava con Abatino e si disperava per il tradimento del fotografo, Piras era venuto a raccontarle cos'era successo all'onorevole proprio sotto le elezioni. Lei pensò di sistemare tutto per bene, chiudendo la bocca alla tripolina con il passaggio dalla casa di quinta categoria di Via delle Oche al casino di lusso di Via dell'Orso, e sparpagliando le sue ragazze in tutta Italia, con la consegna di tenere la bocca cucita. Soltanto che quel fanatico di Abatino è arrivato prima che Piras le consegnasse le fotografie. Ma non posso dare tutti i torti ad Abatino, perché senza quelle fotografie era già in mezzo a una strada. O sbaglio, dottor D'Ambrogio? Ma dipende. Sa che da quando è arrivato in questa sede che lei sbaglia in continuazione, commissario. Ma c'è sempre tempo a rimediare. Cosa intende fare, dottor De Luca? Non sono dottore. Cosa intende fare, vice commissario aggiunto De Luca? Proseguire le indagini. Andare direttamente dal magistrato e farmi affidare il caso. Convocare le ragazze della vecchia quindicina di Via delle Oche e farle parlare. Chiedere l'autopsia del cadavere dell'onorevole Orlandelli e un mandato di perquisizione per la sede del comitato civico di Antonio Abatino, perché mi gioco la testa che quelle fotografie tanto ambite sono lì. Lei se la sta giocando sul serio la testa, vice commissario aggiunto De Luca. Professionalmente parlando, intendo. Io non sono l'Abatino. Sta cercando di intimidirmi, dottor D'Ambrogio? Oh, per carità, intimidirla. Ma io non intimidisco nessuno. Io mi sto semplicemente consultando con un mio valente sottoposto sulla eventualità di seguire una certa strada in un caso molto, molto complicato. Perché quello che lei definisce così presuntuosamente certezze sono soltanto delle ipotesi, peggio, delle illazioni. E su cosa si basano le illazioni contenute nel suo rapporto, vice commissario aggiunto De Luca? Sulle confidenze di una prostituta,
che non mancherò di verbalizzare al momento opportuno. Una prostituta. Una prostituta. Sa di che cosa ha bisogno questo paese, commissario? Di stabilità. Questo paese ha bisogno di ricostruire, non di distruggere. L'hanno capito anche gli altri. Questo paese ha bisogno di rispettabilità, di considerazione internazionale, di investimenti, dei dollari del generale Marshall, del patto atlantico, di ordine. Di legge. È la stessa cosa. Per me no. Io sono un poliziotto. Senta, chiudiamo questo colloquio, commissario. Lei naturalmente può inoltrare le deduzioni di cui mi ha così correttamente informato direttamente al magistrato. Ma io le posso assicurare in cuor suo, lei certamente lo sa, che resteranno lettera morta. Oppure, se preferisce, può inoltrare il suo rapporto seguendo le vie gerarchiche al suo diretto superiore. Che sarebbe? Io. Vede, proprio in questi giorni stavo riordinando le pratiche del personale quando per caso mi sono imbattuto nella sua vicecommissaria. Senta qua cosa ho trovato. Allora, alto commissariato aggiunto per l'epurazione, scheda personale del dottor De Luca, eccetera, 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 e poi ci sono le domande. È stato iscritto al Partito Nazionale Fascista? Sì. Beh, naturalmente, lo eravamo tutti, no? Squadrista? No. Marcia su Roma? No. Beh, certo, è troppo giovane per essere stato un fascista della prima ora. Ha ricoperto una delle seguenti cariche? No, no, no. Ha fatto parte dell'ovra? No. Tutti no. Bravo, bravo De Luca. Del resto lei era soltanto un poliziotto. Però, vede, è qui, alla domanda 32, che iniziano i problemi. Ha aderito al Partito Repubblicano Fascista? Ecco, vede, lei qui non ha risposto. C'è lo spazio bianco. E non ha risposto a niente che riguardasse il periodo della Repubblica di Salò. Ora si tratterà sicuramente di una dimenticanza e noi non avremo motivo di dubitare delle risposte che volesse darci in merito. Se non fosse per questo foglietto. Vede, questo è un documento autentico del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, come può ben vedere, redatto nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, come può lei stesso verificare. Questo foglietto contiene accuse molto gravi. Non è vero. Oh, ma io sono sicuro che lei non è direttamente responsabile dei fatti attribuiti al suo ufficio. Tuttavia, la sua resta una posizione difficile. Se non sbaglio, il suo comandante venne processato e condannato a morte alla fine della guerra. Sì, sì, certo, quei tempi oramai sono finiti, grazie a Dio, e anche quegli eccessi di rigore. Credo che lei adesso se la caverebbe con una condanna poi abbastanza lieve, anche se sicuramente verrebbe immediatamente espulso dalla polizia. No, no, non c'è niente di vero, io non ho mai partecipato. Va bene, va bene, va bene. Ora può andare, vicecommissario De Luca. E il caso? Ah, sì. Questo foglietto, questo documento che la riguarda, glielo lascio in consegna, così potrà rifletterci sopra. Bologna, 14 luglio 1948, mercoledì. Il fermato ha sta macchina che è vecchia come... Maresciallo Pugliese, che hanno sparato a Togliatti. Uè, non scherziamo, Bartolini. Mezz'ora fa, a Roma, uno studente ha sparato a Togliatti mentre usciva da Montecitorio. Oh, Madonna mia, è morto. Non lo so, il questore ci vuole tutti immediatamente. Qui scoppia la rivoluzione. E allora andiamo, muoviamoci, andiamo, andiamo. Commissario De Luca. Sì. Hanno sparato a Togliatti. E tutti nella sala riunione, il questore ci vuole tutti immediatamente. Devo proprio esserci anch'io, ho la testa che mi scoppia, ho la nausea. Infatti tenete la faccia che fa schifo, commissario. Ma il questore ha detto tutti. Tutti. Tutti.
prego. Sì, va bene. Il ministro dell'interno Scelba ha diramato tassative disposizioni per impedire qualunque dimostrazione di qualunque genere. Ripeto, tassative disposizioni. No, signori, per favore, lasciate parlare il dottor Giordano. La CGIL ha proclamato lo sciopero generale. A Genova i dimostranti stanno disarmando polizia e carabinieri. Ci sono disordini a Torino e Milano. Qui a Bologna, Piazza Maggiore, si sta affollando. La città è in fermento. Per cortesia! Tutti i funzionari e i sottufficiali sono comandati in servizio di ordine pubblico. È importante non perdere la testa. Usare le armi solo se necessario. Ma mi raccomando, non perdete la testa. Non perdete la testa! Calma. Dove siamo comandati, maresciallo? A Via del Pozzo. Dobbiamo rinforzare un presidio davanti a una fabbrica che non ha chiuso e adesso è assediata dai comunisti. Che dite, commissario? Se quello muore, scoppia la rivoluzione? No, non si può fare la rivoluzione in Italia. Ci sono i marines americani pronti a sbarcare a Livorno. E questo lo sanno anche i comunisti. Sì, però sono gazzi, eh? Dico per noi. Stamattina al Sontorsola hanno portato 17 agenti feriti. E si dice che già abbiano arrestato 200 persone. Hanno dato fuoco anche alla sede dell'Uomo Qualunque e hanno devastato le sedi dei monarchici e dell'MSI. Ma chi gli salta in mente di sparare proprio a Togliatti, a questo pallante? Mi ha pure studiato in seminario. Anche Antonio Abbatino ha studiato dai preti. Quello proprio non ve lo togliete dalla testa, commissario? No, non me lo dimentico. Ah, sapete, adesso non è più segretario del comitato civico. Ma veramente? Adesso ha un ufficio in centro. Non si sa cosa faccia esattamente. Però ha ancora il magazzino, con i cani e un uomo sempre di guardia. E io sono convinto che lì ci tiene ancora le fotografie. Sì, lì, in via del porto, è la cassaforte a muro. Ah, non state a farvi sangue cattivo, commissario. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. No, che non l'abbiamo fatto il nostro dovere, Pugliese. Quello lì non è in galera, non è in galera. Maresciallo, siamo arrivati. Che sta? Quel botto arrivava da via del porto, proprio qua dietro. Che faccio, maresciallo? Che fai? Hai detto via del porto, Bartolini? Precisamente, commissario. Siamo vicini al comitato civico dell'Abatino, Pugliese. Dobbiamo presidiarlo, no? Potrebbe essere un obiettivo dei comunisti. Commissario, voi siete pazzi! No, Pugliese, io sono un poliziotto e sono nel pieno esercizio delle mie funzioni. Qui c'è un possibile obiettivo e io voglio arrivarci prima che possa essere attaccato. Quello che trovo dopo è a far pena. Sperate di passare la liscia, commissario. Ecco. Ed cosa pensavate, commissario? Di trovarci un comunista qua dentro? No. Però ho trovato una cassaforte. Magari è quella che cercate, ma è chiusa. Già, il problema è come aprirla. Trovare, cioè, un modo legale per farla aprire. Sì, perché io sento che lì dentro ci sono le fotografie che fino adesso hanno tenuto a galla Abatino. E chissà cosa ci sarà dentro queste casse. Bartolini, apri queste casse. Subito, maresciallo. Ecco. Armi, maresciallo. Fucili, moschetti, tutti belli unti e moderni, eh? E con la fiamma dei carabinieri stampata sul calcio. E quella roba l'ha incartata in quel modo? Esplosivo. C'è da armare un piccolo esercito clandestino. Commissario. Che c'è? Venite a sentire vicino a questa porta. Venite di qua. Mi pare di sentire delle voci. Pugliese. Con una spallata questa porta va giù. Questa porta si apre da solo, commissario. Le fotografie. Abatino Antonio. Giù il telefono o sparo. Come vuole, commissario. Vogliono lei al telefono. Vogliono me? Ma come vogliono me? Chi è? È il questore Giordano. Ecco, per lei. Pugliese, lo tenga d'occhio. Bene. E le mani alzate. Pronto. Commissario De Luca? Sono Giordano. Commissario, mi sente? Sì, signor questore, la sento. Il dottor Abatino mi ha appena chiamato per costituirsi. Si autoaccusa di essere il mandante degli omicidi di 3 mesi fa.
E quelli su cui lei del resto ha insistito con tanto lodevole zelo. Mi sente, commissario? La sento, signor questore. Bene, allora lascio ad altro momento i complimenti del caso. Adesso lei ha l'ordine di arrestare il dottor Abatino e di tradurlo qui in questura, dove sarà preso in consegna dall'ufficio competente. Mi ha inteso, commissario? Sì, ma qui c'è un magazzino di casse piene di armi. Al tempo, commissario, al tempo. Le indagini adesso passano al dottor Bonaga alla omicidi. Il suo compito è portare qui il reo con la massima discrezione possibile. Sì. Poi sarà suo compito fare un rapporto adeguato. La situazione è ormai sotto controllo, ma ci vuole prudenza, commissario De Luca. Prudenza. Fate male! Se non fai il bravo, Abatino, sulla jeep ci arrivi con una zappa sola, perché l'altra te la spezzo io. Ha la massima discrezione, ha detto il questore. Fate piano! Se non stai zitto, le manette te le metto anche sulla bocca. Sarò fuori in un anno, commissario, come Cippico! Ah, sì? Monsignor Cippico era un truffatore, Abatino. Tu sei un assassino. È un delitto politico. Ma sta zitto. Maturato in un momento particolare. Darò la colpa a Matteucci, quell'idiota volato dal tetto. Fermo! E poi ho delle conoscenze. Di quei uomini. Non sapete neanche le conoscenze che ho. Ragazzi, vedrai, vedrai, poliziotto. Questo è un paese che dimentica in fretta. Ecco, commissario. Vedete anche voi quel gruppo di scalmanati che ci viene incontro? Siamo arrivati alla jeep, maresciallo. Facciamo finta di niente. No. Questi ammazzano. Stazzi, sono comunisti! L'hanno saputo! Ci hanno visto! Questi mi linciano! Stai zitto! Qui ci linciano tutti e tre! Si fa, commissario. Mano alla pistola, maresciallo. Guarda in mano! Guarda in mano! Sono i miei vicini? Bartali maglia gialla. Che ridi tu? Bartali maglia gialla! Zitto! Sarò fuori 6 mesi! 6 mesi! Cammina! Commissario, tocca a voi. Il questore vi aspetta. A me mi hanno fatto maresciallo capo. Ma hanno anche dato l'aumento di stipendio, eh? E adesso mi mandano in Sicilia a dare la caccia al bandito Giuliano. Sa come la chiamano in polizia? Promuovi e rimuovi. Lo sapete anche voi, no? Mi dispiace, Pugliese. È colpa mia. Ah, lasciate stare. A voi è andata pure peggio. Sì. C'è il giudice istruttore nell'ufficio di Giordano. Dovrebbero chiamarmi da un momento all'altro. Secondo lei? Sì, secondo me ve lo fanno il processo, commissario. Stamattina stava scritto dappertutto, anche su Carlino. Funzionario di polizia sfuggito all'epurazione, eccetera, eccetera. Prima o poi doveva succedere, credo. Può essere che non vi fanno niente, commissario. Può essere pure che è solo un modo per farvi tenere la bocca chiusa. Chi lo sa. E secondo me ce la dovete tenere la bocca chiusa, comunque. Come sa, il nostro caso l'abbiamo risolto. Le manette gliele abbiamo messe all'Abatino. Già, gliele abbiamo messe, sì. Vi devo salutare, commissario. Domani sera devo stare a Palermo. Buona fortuna, di cuore, De Luca. Davvero, di cuore. Buona fortuna anche a lei, Pugliese. Magari vi promuovono anche a voi, commissario. E vi mandano in Sicilia. Magari. Commissario De Luca. Sono io. Il questore l'attende. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. Via delle Oche. Personaggi ed interpreti dell'ottava ed ultima puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Maresciallo Pugliese, Natale Ciravolo. Questore Giordano, Augusto Di Bono. D'Ambrogio, vicequestore, Paolo Bessegato. Antonio Abatino, Igor Horvat. Brigadiere Bartolini, Matteo Carassini. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.